Oggi è un argomento molto importante, ma secondo me si parla troppo poco di questo argomento, quindi di come tenere le bacchette. E oggi non vi voglio dire cosa è giusto o sbagliato, non vi voglio dire le bacchette vanno tenute in questo modo qua perché se no non va bene. No, vi voglio dire un po' di modi di tenere le bacchette, i vari modi anche in cui io tengo le bacchette, come le tengo, quali sono i miei segreti, che poi io non ho nessun tipo di segreto per tenere le bacchette, ma comunque quali sono le cose importanti, diciamo. Ovviamente, prima di cominciare, dato che non ve lo dico mai, vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook e di... Ah, commentate qui sotto come tenete voi le bacchette. Già così, prima di partire... Ho sputato di nuovo tantissimo. Dato che ci sono un po' di pareri discordanti su questa cosa, qualcuno dice bisogna assolutamente suonare così, bisogna assolutamente suonare nell'altro modo, oggi voglio dirvi un po' la mia. Voglio dirvi prima cosa che ognuno deve trovarsi il proprio modo. Questa è una cosa molto importante. Non pensate troppo, ok, quello lì ha detto questa cosa, quindi devo assolutamente suonare in quel modo, devo tenere le bacchette in questo modo qua. La cosa che vi dico, come vi dico sempre, come vi ho detto anche nell'altezza del seggiolino, come vi dico nella tecnica, come vi dico in tutto, dovete provare in un modo, dovete provare nell'altro modo, dovete capire il vostro modo, cercatevi un vostro modo. Poi il vostro modo può essere l'insieme di tanti modi oppure può essere una cosa ben definita. Per prima cosa parliamo del modo più normale che c'è di tenere le bacchette. Questo, in pratica, quello che mi vedete sempre usare ed è quello che uso di più anch'io e vi faccio vedere. In pratica come funziona? Il fulcro della bacchetta. Il fulcro della bacchetta è tra il pollice, ovviamente il pollice c'è sempre, e questa parte qua, cioè la parte che c'è tra la falange e la falangina, in pratica tra la prima parte e la seconda del dito, tra la falange e la falangina, mi sembra sia giusto. Quindi tenendolo in questo modo qua ci sono molte cose veramente positive, cioè per prima cosa riusciamo ad avere un buon controllo sicuramente, perché poi andando a chiudere la mano praticamente si riesce ad avere un buonissimo controllo, ed essendo bella ferma la bacchetta riusciamo ad avere anche una buona potenza, anche quando dobbiamo suonare ad esempio il rimshot su rullante, la bacchetta è bella ferma e possiamo andare veramente tanto su e suonare veramente forte senza rischiare di perdere la bacchetta. Stessa cosa con la sinistra, ovviamente tutte quelle che vi sto dicendo, oggi parliamo della matched grip, quindi tutto quello che vi dico funziona anche con la mano sinistra. Una cosa che vi dico in più, che però è una cosa mia in realtà, che ho pensato così un giorno, mi sono svegliato e ho detto da adesso voglio provare a fare questa cosa e a tenere quest'idea, e cioè il fatto di dare un'importanza pazzesca a queste due dita, cioè il medio e l'anulare, cioè il fulcro va bene che è questo, ma poi nella mia idea, e da due anni a questa parte, da due o tre anni sto usando questa religione, diciamo, è quella di avere sempre queste due dita attaccate alla bacchetta. Qualsiasi cosa capiti, io devo avere sempre queste due dita attaccate alla bacchetta, perché non lo so, però mi sembra che queste due dita riescano a darmi un controllo maggiore. Del mignolo me ne sto un po' fregando, quindi se il mignolo va un po' in giro o sta qua non me ne frega più di tanto. L'importante è che queste due dita, sia che io usi la finger technique, sia che io usi i polsi, sia che usi la mulla, devono rimanere attaccate alla bacchetta, anche per la mano sinistra. Poi, allora, teniamo un po' indietro che non mi piace sta roba. Altro tipo di fulcro è completamente diverso, cioè quello un po' alla Porcaro, diciamo. Cosa vuol dire? Porcaro non prendeva le bacchette come vi ho fatto vedere prima, ma lui da questa parte non aveva la bacchetta tra falange e falangina, ma la teneva tra la falangina e la falangetta, cioè in questo modo qua che vi faccio vedere. Questa roba qua ha dei pro e dei contro, come al solito. Io la uso poco sinceramente, però ogni tanto la uso. Perché? Perché nel momento in cui ho bisogno di suonare con delle dinamiche piano o pianissimo, soprattutto sul Charleston, questo mi dà un controllo sulle dinamiche basse che è pazzesco, è assurdo, perché dà proprio un controllo diverso. È come se sentissi più la bacchetta in mano, se sentissi veramente tutte le minime sfumature. E forse è proprio per questo che Porcaro usava questa cosa, perché per lui le minime sfumature erano veramente importanti sul Charleston, sul rullante, sulle ghost che faceva eccetera, quindi secondo me questa impugnatura lui aiutava veramente tantissimo. Adesso non è che se usiamo questa impugnatura suoniamo come Porcaro, però secondo me la usava anche per questo motivo qua. Il contro che ha questa impugnatura secondo me è il fatto che nel momento in cui dobbiamo suonare forte si fa un pochettino più fatica, perché ok che il controllo è migliore sulle dinamiche basse, ma comunque la stretta che abbiamo, il grip che abbiamo con questo modo qua è decisamente diverso da questo, e si vede anche a occhio. Con questo la bacchetta è bella salda, con questo dobbiamo studiare molto di più per avere la bacchetta bella potente nelle mani. Quindi provateci. Tra l'altro non è che dobbiamo usare per forza solo un'impugnatura di
decidere un'impugnatura e poi dire ok, quella è la mia, finito. Ad esempio, mi ricordo di aver letto un'intervista di Terry Bozzio in cui diceva: io sinceramente quando suono forte uso l'impugnatura così, quando devo andare con le dinamiche basse cambio impugnatura e uso questa che vi ho fatto vedere adesso. Quindi chi ci frega, noi studiamo e proviamo a capire quali sono le nostre impugnature migliori, poi nel momento in cui vogliamo cambiare impugnatura, nel momento in cui vogliamo cambiare il fulcro della bacchetta, possiamo fare veramente quello che vogliamo. All'inizio è ovvio che per studiare ci dobbiamo dare delle regole, dobbiamo dire è così, è così, è così, però poi a un certo punto... Quindi questo è un tipo di fulcro usato in realtà da molti batteristi, perché lo usano in tanti, non lo usava solo Jeff Porcaro o Terry Bozzio, si vede molto bene se guardate ad esempio dei video di John J.R. Robinson, lui usa proprio questa cosa qua, poi lui ha un modo strano di tenere le bacchette, però comunque il suo fulcro è sempre questo. Ad esempio anche mi sembra Alfredo Golino, se non sbaglio, usa le bacchette principalmente in questo modo qua, poi lui fa un po' quello che vuole queste bacchette, però comunque mi sembra che il suo modo sia principalmente questo. Invece l'ultimo di cui vi voglio parlare è un pochettino strano, è quello che usa principalmente Wacol, ma poi non lo usa solo Wacol. Ad esempio ho visto da poco un video di Stanton Moore e Stanton Moore usa tantissimo questa cosa, e cioè il fatto di cambiare completamente fulcro, cioè non è più tra pollice e indice ma tra pollice e medio. È una cosa molto particolare che però ci rende liberi tra virgolette, non è semplice. Anziché avere il fulcro in questo modo, noi apriamo l'indice e il fulcro si andrà a mettere tra il pollice e il medio in questo modo. L'indice sarà da solo libero, che fa un po' quello che vuole, e avremo in realtà molta molta libertà. Questo non è così semplice da usare. All'inizio si prendono le bacchette così e si dice vabbè sì, è uguale, è la stessa cosa. In realtà non è per niente la stessa cosa, perché nel momento in cui si devono fare delle cose più tecniche è tutto più difficile. Però veramente tanti pro questo tipo di fulcro. Io l'ho usato per un po', poi ovviamente è una cosa che bisogna studiare, quindi non ce l'ho fatta a studiarla e non l'ho usato tanto. Però mi capita soprattutto nel momento in cui devo aprire, devo fare un groove sul crash, un groove sul ride, dove ho bisogno di un suono più aperto, più ampio, più non lo so, allora mi capita di cambiare fulcro e suonare in questo modo, proprio per poter avere più libertà. Quindi provateci, vi consiglio di darci un'occhiata. Se siete indecisi su come tenere le bacchette, se non sapete, se non siete convinti di come state impugnando le vostre bacchette, pensate anche a quello, provate ad andare a vedere qualche video di Stanton Moore, di Dave Wacol, poi in realtà ci sono tanti altri. Praticamente è questo modo qua, dovete dimenticarvi dell'indice, lasciarlo andare e tenere le bacchette nello stesso modo in cui le tenevate con l'indice, ma questa volta col medio, quindi sempre tra la falange e la falangina. Quindi spero di non avervi fatto andare in paranoia con il video di oggi, perché era solo un video dove volevo spiegarvi più o meno quali sono i miei punti di vista. Però questo cosa significa? Significa che per prima cosa bisogna provare cosa fa più per voi e non date niente per scontato. E seconda cosa, come vi dico sempre, non cercate di darvi troppe regole, ok? Nel momento in cui studiate dovete darvi delle regole, dovete darvi disciplina, ma nel momento in cui suonate cercate di pensare meno a quello che state facendo e lasciatevi andare. Quindi nel momento in cui dovete suonare una certa cosa e magari state suonando in un modo diverso, con tenendo le bacchette in un modo un pochettino diverso, non preoccupatevi dicendo cacchio cosa sto facendo, ho studiato tanto e poi sto tenendo le bacchette sbagliate. No, dovete farvi sempre una domanda, secondo me: come sto suonando? Questa cosa che sto suonando sta suonando bene oppure male? Se la risposta è bene, non ve ne deve fregare niente, secondo me, di come impugnate le bacchette o di cosa state pensando o di come vi state muovendo, di come state suonando. Nel momento in cui una cosa sta suonando bene, se la cosa sta suonando bene, è perché la state facendo nel modo giusto. Io con questo vi saluto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, ve l'ho già detto. Ci vediamo al prossimo video, ciao.